Però io facciamo una cosa, vado a raccogliere Luigi Di Maio che dovrebbe essere già qui, facciamolo entrare. Eccoci qua, ben trovato, Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, capo politico al posto di Giannini, via. No, sono sinceramente turbata per le notizie che ci ha dato Francesca Martelli, quindi faccio un po' fatica perché le abbiamo preparato, diciamo, un riassunto della sua vita politica di questi anni. Però io non me la sento di mandarlo perché era un po' tanto sorridente e sinceramente se penso a quelle due bimbe, 8 e 12 anni, mi sento male. Sono d'accordo. Allora, innanzitutto le chiedo, scaramanzia a parte, un uomo del Sud, qual è la prima qualità che ha? Perché lei spesso, no, dice, poi io sono uno del Sud, i problemi della mia terra li conosco bene. Sicuramente le difficoltà in cui si cresce sia in certe aree del Sud, sia in alcune zone delle periferie, delle grandi città anche del Nord, ti portano a capire quanto ci sia di sofferenza tra le persone in questo momento. Non voglio assolutamente dire che conosco tutti i problemi degli italiani, però venire da un'area in cui la disoccupazione giovanile è oltre il 50%, in cui si sversavano e si sversano rifiuti tossici come la terra dei fuochi, venire da quelle aree lì significa sicuramente avere ben presente il valore sia del lavoro e di quanto è importante per tanti giovani e il valore anche della salute e della vita, visto quanti miei amici, conoscenti hanno perso i genitori o i fratelli per tumore, leucemia, tutto quello che veniva fuori. Sta succedendo una cosa strana in Italia. È da circa un anno che mi scrivono tante persone, tanti ragazzi, e mi dicono, ma i TG dicono che la disoccupazione giovanile sta calando. Vuoi vedere che sono io un incapace e non riesco a trovare lavoro? Cioè, questa è una fase in cui bisogna stare molto attenti, perché la disoccupazione giovanile sta calando perché molti giovani stanno scappando all'estero e tanti altri finiscono negli inattivi, cioè perdono le speranze di cercare lavoro. Quelli che neanche lo ma vanno a cercare. Ma questi dati celebrati dalla politica, non dall'Istat che fa un giusto calcolo, ma celebrati dalla politica come il grande cambiamento, stanno convincendo tante persone del fatto che sono loro gli incapaci. Come cioè sono io che sbaglio, sono io che non sono in grado di trovarmelo il lavoro. È un anno che c'è questa dittatura dell'ottimismo per cui le cose vanno bene, se dici che vanno male sei tu il gufo, sei tu quello che va contro. Lei dice facciamo attenzione perché il dato io dico è che sempre a quei ragazzi paese, non, farti convincere, non farti convincere che sei tu un incapace. Qui sta cambiando il mondo e l'Italia dovrebbe prendere per mano questi ragazzi, questi giovani del sud ma anche delle periferie del nord e dovrebbe dirgli guarda a me servono questi lavori, ora ti do un'opportunità di formarti per inserirti in quel lavoro lì, però i centri per l'impiego devono finire di essere una umiliazione, devono iniziare ad essere un punto dove si mettono insieme la domanda di lavoro e l'offerta di lavoro. No, perché sa che invece l'accusa che vi rivolgono più spesso è che voi col reddito di cittadinanza in buona sostanza invece che favorirlo il lavoro gli dite statene a casa, non lavori, fine dei giochi. Però posso dire una cosa? Ti diamo noi soldi perché dovresti uscire. Questi erano altri strumenti del passato. Per quanti anni si sono dati soldi alle persone senza fargli fare nulla? Noi vogliamo proprio invertire il paradigma e dire se tu perdi il lavoro e hai dei figli oppure se tu sei un giovane e non riesci a trovare lavoro, io ti do un reddito per il periodo in cui ti formo e mentre ti do quel reddito mi dai 8 ore lavorative gratuite al tuo sindaco della tua città a settimana. Alla fine del percorso di formazione ti faccio 3 proposte di lavoro. Quanto dura se il non percorso le accetti, di formazione? Dipende dalla formazione professionale. Se non le accetti perdi il reddito, se accetti quelle proposte di lavoro perdi il reddito. Perché hai trovato lavoro? Possiamo dire, perché hai trovato lavoro? Ma possiamo dire che un papà o una mamma di famiglia che hanno 2 bambini perdono il lavoro, non devono essere abbandonati dallo Stato, gli dobbiamo dare una nuova opportunità, anche perché nei prossimi 7 anni il 60% dei lavori si trasformerà, lo dicono tutte le ricerche, sta arrivando l'innovazione tecnologica. E quindi dobbiamo attrezzarci rispetto a questo. Io le chiedo solo una cosa, Di Maio, siccome ho veramente tante cose da chiederle, se riusciamo ad essere veloci, no, perché veramente vorrei provare a ragionare su più cose. Intanto il governo, se ne è parlato moltissimo, questa squadra con i ministri eccetera eccetera, io sinceramente non ho voglia di entrare nella polemica, il Colle, se è dispiaciuto o non si è dispiaciuto, mi sembra che anche Massimo Franco ieri sera abbia detto ho notizie che questo disturbo non ci sia stato.
Però farei un passo avanti rispetto a quello, poi più avanti nel corso della trasmissione li vediamo anche alcuni dei ministri che voi avete presentato, poi ovviamente lei ce ne dice uno, perché io sono campana come lei, almeno uno, da Floris 4 a me almeno uno, niente, non si riesce. Le faccio sentire cosa hanno detto a proposito della squadra di governo, cosa hanno detto nell'ordine Renzi, Gentiloni, Berlusconi, può darsi che l'ordine non sia preciso, vediamolo. Ha presentato anche dei professorini di serie C. E quindi guardandoli in faccia, sono quasi tutti anche più giovani di lui o giovani come lui, a chi dovremmo mettere in mano il nostro futuro, quello dei nostri figli, dei nostri nipoti, del nostro paese. Siamo arrivati anche a un primato, credo, assoluto a livello globale, cioè per la prima volta c'è un governo ombra che si presenta prima delle elezioni. Normalmente tu vai all'opposizione, perdi le elezioni e presenti il tuo governo ombra. C'è un piccolo particolare, Luigi, è che noi ti riteniamo incompetente e incapace di guidare questo paese. E capiamo che come noi lo pensi la maggioranza degli italiani, e questa cosa un po' di rosicare, succede. È normale che ci attacchino tutti, anche perché siamo la prima forza politica del paese, quindi noi pensiamo a governarlo. Però lei ha un bel equilibrio, posso dire, perché incompetente e incapace io mi arrabbiavo un po'. Ma detto da Renzi, lo metto nel curriculum, visto quello che ha combinato in 3 anni di governo in questo paese. E poi io non me la prendo, perché loro sono indietro e devono attaccare la prima forza politica. Noi dobbiamo pensare al governo, però i ministri che abbiamo individuato, come si possono definire solo dei bravi ragazzi? Il generale Sergio Costa è un generale dell'Arma dei Carabinieri che ha scoperto la Terra dei Fuochi. Pasquale Tridico, che conoscerete, il nostro ministro del Lavoro, è una cattedra Jean Monnet della Commissione Europea ed è un professore universitario. Giuseppe Conte è un professore universitario di Firenze, ma tra l'altro è il presidente della commissione disciplinare che ha scoperto il caso Bellomo. Non so se ve lo ricordate, il giudice che faceva venire minigonna le sue però le sentito sue anche Giannini, c'è una squadra primavera. Se questa è una squadra primavera, allora tutti gli altri sono la serie dilettanti, perché Alfano stava agli esteri fino all'altro ieri e, tutto, vabbè, e Berlusconi ha proposto Brunetta all'economia. Queste sono personalità allora, 5 che hanno marzo. Alte, grandi competenze, ma soprattutto poi tanto fra poco mettono testa e cuore in quello che ministri, fanno. Abbiamo modo di presentarli ulteriormente, sì. Però le chiedo 5 marzo. Ora lei mi dirà, noi vinciamo, abbiamo i numeri, facciamo il governo, però insomma ad essere concreti e realistici bisogna anche immaginare l'opzione 2, cioè io i numeri non ce li ho tutti e quindi voi avete detto più volte, peraltro avete ripetuto la stessa cosa quasi in maniera ossessiva anche perché vi è stato richiesto più volte, voi avete detto noi se non abbiamo tutti i numeri parliamo con tutti, dopodiché proponiamo alcuni punti, se su questi ci stanno facciamo un contratto, no? Mi pare che lei lo abbia definito così. E mi fate vedere la foto dello streaming, c'è questa foto famosa, no? Quella in cui c'era Bersani che incontrava, credo, la Lombardi e Crimi, Alessio, è corretto? Primi capogruppo storici, Roberta Lombardi e Vito Crimi. Ecco, eccola qua la foto, è questa foto qui. Ora, sostanzialmente, diciamo, se capovolgiamo il tavolo, sarà una situazione di quel tipo. Solo che Bersani, perché Bersani era venuto a chiedere questo al Movimento 5 Stelle, accordiamoci su 3-4 cose e facciamolo sto governo. Voi all'epoca avete detto no. Le faccio sentire un attimo Bersani ieri sera dalla Gruber e poi le do la parola. Questo, forse Di Maio assomiglia a Andreotti più di Bersani. Io non mi sono rivolto a tutti allora. Io ho detto con la destra non ci vado e lo dico ancora per una questione di igiene mentale proprio. Ecco. E mi sono rivolto a loro non chiedendo un'alleanza né un sostegno, cioè, fatemi partire e poi se ecco, la giochiamo porto. Nel suo partito ecco, adesso, c'è una Di Maio, parte... insomma, adesso Di Maio dovrà decidere dove volta la testa. Noi che non andremo con la destra, che sogniamo la ricostruzione di un'area progressista di centro-sinistra che abbia una svolta però sulle politiche, parleremo con loro. Sì. Scelti. Ma le posso dire una cosa, io veramente impazzisco dall'ipocrisia. Questo è quello che poi un mese dopo ha fatto il governo con Berlusconi, Verdini e Nitto Palma. Votarono Nitto Palma presidente della Commissione di Giustizia però del Senato. Però erano venuti prima da voi. No, però per igiene mentale ci sono andati poi dopo alla destra. Ma a me fanno ridere queste cose perché io vedo tanti che adesso si scandalizzano per ogni cosa che fa il movimento. Tutti attaccano la mia squadra di governo e loro non ce l'hanno. Tutti quanti adesso dicono che cosa dovrà fare Di Maio. La verità è che però il 5... Però la verità è che per Di Maio 5... va bene chiunque purché firmi quei punti. No, la verità è che il 5 marzo tutti hanno realizzato adesso che o vengono a parlare con noi per formare un governo o loro non hanno più i numeri per fare l'inciucio, cioè e questi, diciamo, questa legge sono era loro. Stata
stata creata per metterli insieme Forza Italia e Berlusconi il giorno dopo l'elezione e fare 51% dei seggi, non hanno più numeri e adesso sono terrorizzati dal fatto di venire a parlare con noi. Io ho presentato la squadra di governo prima perché non voglio scambiare poltrone con nessuno, questo deve essere chiaro. Se vorranno, potranno firmare un contratto con i cittadini italiani e con noi, in cui si impegnano a fare determinate cose nella prossima legislatura. Sì, ma voi vi siedete al tavolo con chiunque, non importa chi sia, non quello che io ho detto è stato, facciamo un appello pubblico a tutte le forze politiche e gli diciamo, noi non ci fidiamo di voi. Firmateci un impegno in cui tagliate gli stipendi appunto, ai parlamentari, chiunque lo firmi introducete il vincolo di mandato. Va bene chiunque firmi l'impegno perché conta l'impegno. Ma questa domanda la dovete fare a loro, non a me. Perché il punto è, io faccio un appello pubblico. Lei fa un appello pubblico, dopodiché potrebbe anche dire, però io al tavolo non ci voglio... Ma non è un tavolo, non è un tavolo, perché qui non si tratta né di alleanze né di accordi. Io dirò chiaramente a queste persone, voi vi dovete impegnare davanti agli italiani a tagliare gli stipendi, il vincolo di mandato contro i Volta Gabbana e gli aiuti alle famiglie che fanno figli, perché siamo l'ultimo paese che fa figli in Europa e se continuiamo così nel 2050 diventeremo il terzo paese più anziano del mondo. Alessio Orsinger? L'onorevole Di Maio parlava di poltrone. Vi leggo un tweet di poco fa di Matteo Renzi, leader del Partito Democratico. Le poltrone affascinano il dibattito elettorale. Sembra un reality. Chi va in nomination oggi? Solo noi parliamo di contenuti. Quali idee su sanità, vaccini obbligatori, Europa, Jobs Act, Industria 4.0 e sicurezza? In gioco il futuro dell'Italia. Ci fermiamo o si va avanti? Io ogni mattina con il mio staff mi sveglio, guardiamo le agenzie reality, e scommettiamo su chi mi attacca per primo, perché come avete potuto vedere qui tutti quanti intervengono contro di noi e tra di loro ormai non si beccano neanche più perché si riconoscono come un tutt'uno. Infatti io voglio dire una cosa ai cittadini, il 4 marzo non sprechiamo il nostro voto, perché votare per Renzi e il centrosinistra è un voto che va direttamente a Berlusconi, perché il centrosinistra è fuori combattimento. Nei collegi c'è la sfida tra noi e il centrodestra, tra noi e quelli che hanno già governato negli ultimi 20 anni, perché Berlusconi viene a dirmi voglio cambiare l'Italia, ma perché non l'hai cambiata quando l'hai governata negli ultimi 20 anni? Scusi, sempre per tornare a quel famoso tavolo che non è un tavolo, in cui però si firma diciamo un progetto comune, un contratto, 3-4 cose da fare, quelle che lei citava. Guardi, io credo che dopo la presentazione della squadra di governo noi siamo veramente molto vicini ad un 40% e ci consente anche di governare da soli. Bene, però c'è una possibilità che voi non abbiate tutti i seggi, quindi dovrete fare questo benedetto contratto. La domanda che le faccio io è, per esempio, è uguale parlare con Renzi o con Gentiloni per lei? Ma qui non stiamo parlando di interlocutori, stiamo parlando di gruppi parlamentari. Rispondano loro all'appello e firmano, se vogliono firmare. Tanti non mi fido di loro, ma si dovranno impegnare alla prova dei voti. Qui non stiamo parlando di alleanze. La squadra io la presento prima proprio perché nessuno mi deve riproporre quei personaggi che abbiamo già avuto nei ministeri in questi anni. Però, diciamo, uno se si siede a dire quali sono i punti del programma, magari dice ho più piacere parlare con Gentiloni che non di parlare con Renzi. Qui devono arrivare le questioni per gli italiani. Che cosa vogliono fare? Devono cominciare a convincersi questi signori che nelle istituzioni si lavora per quelli fuori dal palazzo, non per quelli dentro al palazzo. Programma, questione migranti. Voi promettete di velocizzare il processo per il quale chi deve restare in Italia resta, chi se ne deve andare se ne va. La mia domanda è facile facile. Perché voi dovreste riuscire laddove gli altri hanno fatto oggettivamente tanta fatica? Come li rimandate? Dove li rimandate? Io voglio dire prima di tutto che nulla è semplice. Quindi non sto dicendo che il fenomeno migratorio si può gestire in 2 giorni e risolviamo tutti i problemi. Però c'è un problema di fondo, che è il conflitto di interessi. In che senso? L'immigrazione in Italia è un business. Girano 5 miliardi di euro, 4 miliardi di euro ogni anno, che entrano nelle tasche di cooperative, alberghi, associazioni. Non tutte, ma una parte di questo sistema finanzia i partiti politici al governo. Ora la domanda è, se chi ci governa prende soldi da chi fa affari sugli immigrati, quando mai risolveremo il problema dell'immigrazione? Il tema è che non c'è stata volontà politica. Poi potenziare il riconoscimento significa che quando arriva uno qui... Sì. In 2 mesi, non in 2 anni, dobbiamo capire se può restare qui o può tornare indietro. La mia domanda è, poi li mandiamo indietro, quelli non ce li vogliono indietro, non se li prendono, come si fa? Proponiamo 2 cose, per velocizzare le procedure facciamo un'assunzione di 10.000 giovani italiani che facciano i controlli nelle commissioni territoriali e in 2 mesi capiamo subito se può stare qui. Chi non può stare qui? Io voglio prendere quei 4 miliardi che spendiamo in Italia e voglio farci cooperazione allo sviluppo con i paesi di provenienza. In cambio però, mentre noi investiamo nei loro ospedali, loro ci devono fare un trattato che mi permetta di rimpatriare chi torna lì. Questo è il principio.
Lavoro, facciamo una cosa però, siccome so che c'è il ministro del lavoro, lo facciamo entrare così le do una mano. Professor Pasquale Tridico, certo. Professor Pasquale Tridico, facciamolo entrare, vado a fare accoglienza, E facciamo entrare anche, dovrebbe essere invece ministro per l'agricoltura, Alessandra Pesce. Sì. Facciamoli entrare tutti e due, ben trovato. Allora, accomodatevi pure uno da una parte, uno dall'altra, ben trovati. Improvvisiamo, quindi si sieda pure qui accanto a me, no, lì credo che poi abbiamo un problema di telecamera. Professor Tridico, ci aiuta lei? Io avrei chiesto a Di Maio, siccome siamo partiti dal fatto che è uomo del Sud e al Sud c'è una disoccupazione giovanile che fa paura, lo dico da campana, una cosa che uno dice, arrivo lì e la prima cosa che faccio è... Arrivo al governo, intendo. La prima cosa che faccio è, se questa cosa va in porto e con tutte le cautele possibili, e se appunto il Consiglio dei Ministri futuro condividerà queste posizioni, che comunque sono state già elaborate, allora c'è una certa convergenza di principio, è la seguente. Ripristinare gli investimenti per il Sud. C'è una clausola molto importante che il dibattito accademico e scientifico recentemente ha ripreso, la clausola del 34% degli investimenti. Il Sud è una popolazione superiore, il Mezzogiorno d'Italia è superiore in termini di popolazione al 34%, intorno al 38%. In passato la vecchia programmazione prevedeva almeno il 34% degli investimenti delle risorse pubbliche al Sud. Sì. Dal 92 in poi questa cosa è andata completamente nel dimenticatoio. Qualcuno potrebbe dire perché lì ci sono stati buttati tanti di quei soldi che sono stati mal gestiti. Guardi, e quindi magari... Questo non è vero. Numerose ricerche anche storiche dimostrano esattamente il contrario. Tutte le ricostruzioni industriali, le ricostruzioni economiche dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la Prima Guerra Mondiale, storicamente dall'inizio della Repubblica, il Nord ha avuto maggiori risorse rispetto al Sud. Il Sud purtroppo ha avuto risorse sbagliate, cioè in un modo sbagliate, in quel modo che tutti quanti potevano criticare come assistenziali, piuttosto che come infrastrutturali, come al Nord in termini di investimenti. Questo fa la differenza. Quindi il punto è tornare ad investire e a fare investimenti al Sud, lì. Perché soltanto così si può creare. Ma io sono sicura che Salvini firmerà volentieri questo punto del programma. Io scusa? No, dico, sono sicura che Salvini, qui mi rivolgo a Di Maio, firmerà sempre volentieri questo punto del programma. Posso dire un'altra Sento cosa? Posso dire un'altra cosa sui fondi al Sud? Che finché li metteremo in mano a Vincenzo De Luca, è chiaro che i fondi al Sud verranno spesi male. Basta vedere l'inchiesta di Fanpage che facevano affari sullo smaltimento dei rifiuti tossici per capire di che cosa stiamo parlando. Non è che dall'inchiesta di Fanpage viene fuori che De Luca faceva affari, sennò mi fa prendere una querela. Lo chiarisco, diciamo, io, così lei non si prende la querela. Che Roberto De Luca, figlio di Vincenzo De Luca, riceveva uno che si è fatto 18 anni di galera per camorra, essendo assessore al bilancio del Comune di Salerno e non avendo niente a che fare con la Regione. Sì, questo che proponeva le gli ingegneri della Regione, che erano del padre, per chiedergli il 15% di tangente su un appalto dei rifiuti. Questo non siamo Quando certi che l'abbia chiesto. C'è nei video, quando abbiamo individuato il generale Costa come nostro ministro dell'ambiente, è per dire in questo momento che l'ambiente è la salute dei cittadini e le mafie uccidono più sversando rifiuti che sparando, perché quando sparano sappiamo a quanta gente sparano, quando interrano rifiuti e inquinano non sappiamo quante generazioni stiano ammazzando, ed è per questo che sarò contento di proporre al Presidente della Repubblica, se dovesse ricevere l'incarico, un servitore dello Stato al Ministro dell'Ambiente come Sergio Costa. Ministero per l'Agricoltura, a mio giudizio un ministero che pesa, io le chiedo, intanto facciamo il test di politichese, no? Vediamo se è già entrata nei panni. Martina, che ministro è stato? Sono il ministro dell'agricoltura, anzi siamo corretti, si chiama Ministero delle Politiche Ma voglio sapere, le dia un voto a Martina, come le è sembrato come ministro? Beh, secondo me è stato un buon ministro perché ha introdotto delle innovazioni nel settore. Posso chiedere un applauso? Perché non è ancora malata di politichese, questa è una cosa bella. Invece, viva l'onestà. E nello stesso tempo forse delle scelte un po' più coraggiose si potevano fare, ecco, questo diciamo è la... Me ne dica una che sarebbe quella che lei si appresterebbe a fare. Beh, io innanzitutto avrei un po' più di coraggio nell'applicazione delle politiche comunitarie, anche perché io ho vissuto la fase del negoziato e con Bruxelles da tecnico, perché questo da esperto del sistema e dell'applicazione delle norme su base nazionale, ebbene siccome l'agricoltura innanzitutto è un, ha
un grande quantitativo di risorse. Noi stiamo parlando per il periodo 2014-2020 di oltre 50 miliardi di euro, quindi voglio dire, non è, è una cifra ragguardevole, quasi il 20% annuo del valore aggiunto, giusto per dare una dimensione agricola, chiaramente sto parlando sempre del settore. La politica comunitaria permette di assegnare un plafond di risorse ai settori in crisi, le faccio questo esempio. E noi li abbiamo utilizzati male? Noi li abbiamo diciamo un po' spezzettati, non abbiamo riconosciuto fino in fondo i settori in crisi. Quindi su quello si può lavorare? Secondo me quello è un tema molto rilevante e che proprio punta a superare le difficoltà che ci sono in alcuni settori. Che ci sono e ci sono degli altri settori che vanno molto bene e bisogna tutelare il Made in Italy e questo è un altro poi tema. Poi noi speriamo importante. Di avervi, anche perché adesso abbiamo rotto il ghiaccio, io ho mai avuto i tanti 5 stelle intorno, mi sento piena di stelle, è una giornata, una giornata così. Allora, Di Maio, a chiudere, ho letto pagina Facebook di Grillo, non dimentichiamo mai il sogno da cui tutto è partito, che mi è sembrato un po' un memento mori. E diciamo, mi ha fatto ripensare a tutti quei, adesso lei mi dirà, sono una quota assolutamente minimale rispetto al numero degli attivisti e degli eletti del Movimento 5 Stelle, però c'è un numero di attivisti e di eletti che non si sentono più dentro quel progetto, no? Sappiamo che addirittura c'è una causa intentata per togliere il nome del simbolo, insomma che ci siano, poi come forse succede in ogni movimento che cresce, intendiamoci, però che ci siano dei malcontenti, qualcosa che non va, insomma l'accusa che le viene rivolta è questo doveva essere il movimento dell'uno vale uno, è diventato il partito di Di Maio. Quando l'ho letto la prima volta ho detto cavoli, vedi, è proprio il destino dei leader, come per Renzi, il partito di Renzi, no, il partito di carità, Di Maio. Io sono scaramantico, poi se lei mi nomina Renzi, ho capito. Le posso dire una cosa su questo, sicuramente le critiche ci sono sempre state, anche come quando si diceva il partito di Grillo, il partito di Casaleggio. Io non dimentico mai come è nato questo movimento, perché noi siamo quel popolo che era al 25% nel 2013, lo hanno dato per morto il movimento ogni 6 mesi, oggi è molto più alto di quel 25%, non cito sondaggi se no si prende una multa dell'Agicom, e ha mantenuto intatti i suoi valori originali, che erano le regole. Qui non ci sono superuomini, qui ci sono persone che rispettano le regole. Io mi posso fare due mandati però, insomma, e poi me ne torno a casa. C'è stata una critica per come sono stati scelti gli eletti. Insomma, lei poi ma lo le critiche sa, no? Ci sono sempre, però quando Grillo dice non dimentichiamo l'origine, significa non dimentichiamoci prima di tutto quel patrimonio di regole che ci siamo dati internamente per non diventare come quelli di prima. Noi non abbiamo solo scelto di votare un'altra forza politica, abbiamo deciso di crearla in reazione a delle forze politiche che hanno rubato il futuro della mia generazione. Lei vale uno? Sì. Il punto di uno vale uno non vuol dire uno vale l'altro. Attenzione, uno vale uno significa che tutti quanti noi abbiamo la possibilità all'interno del movimento di deciderne la linea politica anche con le votazioni online che hanno deciso le liste bloccate, sì. I partiti si sono chiusi nelle loro segreterie, da me nel Movimento 5 Stelle le liste bloccate le hanno decise gli iscritti, il programma lo hanno votato gli iscritti. Questo poi mi ha permesso anche, su mandato del Movimento, di individuare una squadra di governo che realizzerà quel programma. E questo è il principio. Quindi non è esattamente uno vale l'altro, ma è tutti hanno la possibilità di partecipare. In quale forza politica si sceglie il programma salvo insieme agli iscritti e ai militanti? Salvo che poi non mi vada bene, provo a modificare un minimo, perché questo l'abbiamo visto. Salvo che poi ci siano delle cose che proprio non mi vanno benissimo e quelle le modifico. Se qualcosa non funziona lo si migliora. Così, no? Se qualcosa non funziona lo si migliora. Domenico, ho sentito che sta a casa in famiglia. Sì, scendo a Napoli dalle nostre parti, sto con la mia famiglia e poi domenica sera ritorniamo a Roma. Noi la vediamo la prossima settimana? Spero di sì. Mi dia un appuntamento. No, appuntamento no, adesso non glielo posso dare, però spero più o meno possiamo farcela. Mercoledì, giovedì, speriamo di vederci. Molto bene, avete annotato, con no? Perché gli spettatori da Grasso sono precisi, veramente. Poi. Grazie. In bocca al lupo, grazie noi mille. Ci vediamo tra pochissimo, seconda parte di Tagada, grazie ai ministri che avremo modo di conoscere poi più avanti.